Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento di Tecnica della Scuola Live. Vi ricordo che potete seguirci sui social, su Facebook e su YouTube e potete attivare la campanella su YouTube per ricevere le notifiche e restare sempre aggiornati sui nostri appuntamenti. Potete anche porre le vostre domande e nei limiti del possibile, nei tempi della diretta, vi risponderemo. Oggi parliamo di cyberbullismo, quindi della legge 71 del 2017, che proprio in questo mese compie 4 anni, e ne parliamo con la senatrice Elena Ferrara, che è la prima firmataria di questa legge, quindi colei che l'ha voluta, che l'ha promossa, che l'ha scritta, portando all'attenzione di tutti un fenomeno particolarmente insidioso e che come tale rende difficile alle persone prenderne consapevolezza. Quindi do il benvenuto alla senatrice Elena Ferrara. Buonasera Elena. Grazie, grazie dell'invito e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie a te. Ricordo che diciamo, il percorso della legge nasce da una questione anche personale che riguardava i tempi in cui la senatrice era ancora un'insegnante, ma ne parlerà lei stessa, entreremo più nel merito. Intanto do il benvenuto al nostro secondo ospite, Rodolfo Marchisio, pedagogista, esperto della tecnica della scuola e esperto di cyberbullismo. Elena, inizierei con te. Quindi dicevamo, la legge 71 del 2017 compie 4 anni. Da dove nasce e perché c'è bisogno di questa legge? Allora, nasce da un evento tragico, purtroppo. Nel 2013, all'inizio dell'anno, una mia ex alunna che aveva frequentato le scuole medie, io ero stata la sua insegnante di musica, si toglie la vita perché è vittima di cyberbullismo. È la prima vittima acclarata, nel senso che lascia scritto a testimonianza di quella sua decisione, purtroppo, quali erano state le cause. Quindi la sua frase, le parole fanno più male delle botte, e il fatto che lei abbia comunque spiegato quali fossero le cause, no, del suo gesto, è stato motivo così anche per il Tribunale dei Minori di Torino, che poi ha preso in carico questo caso, di approfondire per la prima volta in modo puntuale il tema del cyberbullismo. Io l'ho fatto come legislatore. In questo periodo, appunto, 4 anni fa è stata approvata una legge che però ha avuto una gestazione di 4 anni. Io sono stata prima, diciamo, referente all'interno della Commissione Diritti Umani con il presidente Luigi Manconi proprio di questo fenomeno, perché ancora il Parlamento non se n'era occupato. Quindi è stata una legge che ha introdotto anche un tema nuovo ed è stata una delle poche leggi di iniziativa parlamentare che è arrivata comunque a compimento all'interno della XVII legislatura. Quindi è stata una grande. Diciamo una grande fatica, però siamo riusciti dopo 4 letture ad avere un'approvazione all'unanimità il 17 maggio del 2017, ed è stata dedicata dall'allora presidente Boldrini proprio a Carolina e a tutte le vittime di cyberbullismo. Grazie Elena, capisco, quindi una gestazione importante anche quella di questa legge. Rodolfo, io andrei un po' sulla definizione di cyberbullismo per capire qualcosa in più, perché la definizione afferma, si intende per cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Quindi la domanda che nasce è questa: si sente parlare quindi all'interno della definizione stessa di minori, di gruppo di minori, a danno di minori da parte di minori? Quindi il cyberbullismo è un fenomeno che riguarda esclusivamente i minori, che nasce per le scuole e nelle scuole? Definisce da un lato il fenomeno, ma dall'altra parte definisce anche il periodo e l'articolazione che poi verrà definita meglio con una serie di termini, non so, sexting, eccetera, eccetera. Cioè,
cioè le diverse forme di violenza che si ritrovano in rete, che sono già, secondo la norma, reati previsti dal codice penale, abbinati a reati previsti dal codice penale, e viene affidato al giudice perché il giudice deve ragionare sul contesto e sulla gravità per quanto riguarda per quanto riguarda il contesto e la gravità del fenomeno. Non è un fenomeno che riguarda solo i minori, intanto stiamo parlando di un fenomeno che arriva a 18 anni e anche in età scolare, e poi stiamo parlando anche del cyberbullismo dei grandi, cioè di quel fenomeno significativo che è l'odio, la violenza in rete, e qui dovrebbe partire da Bauman, no? Dalla modernità liquida, dalla mancanza di basi più solide, valori, punti di riferimento più solidi, che creano disagio, difficoltà a identificarsi se non è in contrapposizione a un gruppo, ad altri, ai diversi contro cui esercitare violenza. Quindi c'è la violenza contro i minori, c'è la violenza che comunque continua anche nella scuola per periodo fino ai 18 anni, quindi alla maggiore età, e poi c'è quello che noi chiamiamo cyberbullismo dei grandi. È un problema legato alla gestione dell'odio, dice Eco, l'odio è un sentimento troppo nobile per lasciarlo in mano al primo cretino. E Gallino specifica appunto che ci troviamo in questa situazione quando siamo in difficoltà a identificarci di fronte a una vera o presunta minaccia che può venirci dall'altro. E questo è un po' un fenomeno che si verifica sempre più facilmente. Noi agiamo in base al percepito, al pericolo percepito, e sempre meno in base a dati e a azioni razionali. Allora, non è solo nelle scuole, perché c'è un problema, come vedremo, di uso e di dipendenza dello smartphone per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti. Sul che cosa deve fare la scuola, evidentemente deve pervenire e formare gli allievi, i docenti, sensibilizzare i genitori, perché senza un adulto di fiducia, come sappiamo, non si esce dal cyberbullismo. Deve andare verso un patto educativo che è sollecitato anche dalla legge sull'educazione civica, deve aiutare le vittime e i bulli, ma soprattutto quella definizione che la normativa dà è educare e sorvegliare. Compito della famiglia e compito della scuola quando i ragazzi sono a scuola. Inoltre ha un ruolo sociale di informazione e di sensibilizzazione. Grazie Rodolfo. Quindi una questione che riguarda non solo, non esclusivamente i minori, è comunque il tema è quello della sensibilizzazione. E a questo proposito, Elena, io ti chiedo, tuttavia esiste in questo momento, si sta lavorando per una nuova legge, quindi perché, cosa manca, cosa si rimprovera alla vecchia legge, quali sono ancora i punti di debolezza, su cui si può lavorare tuttora? Sì, la legge 71 ancora non è del tutto applicata perché è una legge di diritto mite partecipativo che tende a vedere proprio nella scuola il centro propulsore di un sistema però di governance più generale che riguarda un'alleanza educativa che comprende i servizi territoriali, le amministrazioni locali. Voi pensate che c'è un tavolo interministeriale che non ha ancora insomma, consolidato un piano nazionale, ma comunque ci sono tantissime leggi regionali su questo tema che hanno poi creato delle reti di servizi proprio perché il tema del cyberbullismo è un tema complesso che va affrontato in modo complesso. Come ha detto già Rodolfo, ci vogliono un'azione corale di adulti per poter insieme ai ragazzi, quindi partecipativa in questo senso, progredire verso
un superamento di condotte che sono condotte distorte e spesso non consapevoli, soprattutto sulla rete da parte dei minori. La legge 71 sa che esistono già i reati a detta non mia ma degli esperti e quindi degli operatori del diritto sono già presenti nel nostro ordinamento, quindi si pone come problema tema quello della prevenzione, no? Di questo fenomeno. Allora è chiaro che i tempi della prevenzione, di tutta questa operazione nelle scuole, sui territori, nella formazione delle famiglie e degli studenti sono tempi abbastanza lunghi. Fare una valutazione della legge 71 non è semplicissimo. Assolutamente prematuro. Ecco, però la legge, che è intervenuta nel frattempo, finora ha avuto solo e quindi è una proposta che è stata solo approvata alla Camera, invece pone più fortemente il tema della soluzione punitiva, quindi il tema del penale, andando a identificare un aggravante. Allora, su questo che c'è una specie di strabismo parlamentare, perché nel frattempo anche la commissione parlamentare bicamerale infanzia e adolescenza è arrivata, dopo un'indagine conoscitiva svolta nel 2019, esattamente all'opposto, dice non serve l'aggravante di reato, noi stiamo parlando di minori, serve soprattutto l'educazione. Le sanzioni ci devono essere all'interno della scuola, ma risolviamo in aula e sui territori piuttosto che nell'aula scolastica, piuttosto che nell'aula dei tribunali. Grazie Elena, quindi un approccio come l'hai definito tu di diritto mite, quello della legge attuale, versus un approccio un po' più sanzionatorio che sarebbe quello della legge su cui si sta discutendo invece come proposta. E Rodolfo, io ti chiederei, in DAD, in questi 2 anni di pandemia, c'è una crescita di questi fenomeni di cyberbullismo? Cosa sappiamo a scuola in particolar modo? Allora, su questo abbiamo una slide che possiamo mettere, perfetto. E allora, in un anno, ci dice la polizia postale che nel primo anno di Covid è aumentato del 113% la dipendenza da smartphone e da web, che è aumentato del 77% l'insieme dei reati informatici e in particolare il 75% quello del cyberbullismo. È una dipendenza doppia, nel senso che c'è una dipendenza di carattere psicologico. Noi prendiamo lo smartphone, secondo diversi studi, dalle 75 alle 85 volte al giorno e lo usiamo fino a 7 ore, noi adulti, i ragazzi e poi i bambini. Io sto lavorando con delle scuole dell'infanzia e lo smartphone lo usano già i bambini della scuola dell'infanzia. Dell'infanzia. È una dipendenza di carattere psicologico, ma è anche una dipendenza di carattere chimico, nel senso che le cose che in qualche modo ci danno piacere, viene equiparato negli studi all'alcol, al fumo, eccetera, provocano dipendenza e quindi provocano assuefazione, cioè non ci basta mai. Vogliamo giocare ancora, vogliamo usare ancora. I sintomi sono evidentemente ansia, depressione, insonnia se usato prima di andare a dormire in camera da letto. Vado in camera mia, ma vado in camera mia con lo smartphone. Grazie Rodolfo. Elena, stiamo parlando di cyberbullismo, ma perché è importante distinguere tra bullismo e cyberbullismo anche a livello normativo? Io penso che valga proprio la pena di concentrarsi soprattutto su questo fenomeno, perché Rodolfo ha appena introdotto, no, un argomento molto rilevante, cioè quello che nell'ambiente digitale questi non sono solo degli strumenti, ma ormai questa è una vita on life, no? Quindi digitale, dove i nostri bambini, i nostri ragazzi sviluppano le loro relazioni, ma lì
risiedono anche tutti i loro sogni, i loro desideri, e quindi sappiamo quanto anche sia tutto un percorso da studiare e da sperimentare, quello di essere adulti che si assumono le responsabilità di formare questi ragazzi rispetto ad una vita che noi a quell'età non abbiamo vissuto. E quindi abbiamo bisogno di approfondire all'interno, appunto, non solo a livello pedagogico, ma anche a livello di tante conoscenze, che cosa vuol dire questa nuova era digitale, che cosa vuol dire crescere, sviluppare le capacità, il senso critico che poi è fondamentale per non incorrere in una serie di pericoli, di rischi che questa nuova ambiente digitale comporta. Naturalmente ci sono anche tante possibilità, l'abbiamo visto in questo periodo, no? Di pandemia, quanto abbiamo potuto fare con le nuove tecnologie, ma quanto in effetti si siano trasformate queste condotte, quante opportunità in più loro abbiano anche di utilizzare dei linguaggi che sono linguaggi di prevaricazione, di offesa, in che modo non elaborino un pensiero rispetto così ad un sentimento dell'altro, quindi non sviluppino empatia e processi di carattere sociale che l'intermediazione dei device mettono in discussione. Il fatto che sia lo strumento che reitera l'atto e quindi la reiterazione dentro nella definizione di cyberbullismo non c'è, mentre nel bullismo è fondamentale che un atto sia ripetuto per essere bullismo, che non semplicemente un atto di violenza. Allora, guardando questo Quindi mondo. la reiterazione, scusami, Elena, la reiterazione è del cyberbullismo, l'elemento, la ripetizione. Nella definizione che hai letto prima, la reiterazione non è presente, quindi c'è un'intenzionalità, c'è una simmetria di potere, c'è una volontà di isolare, abusare, molestare, umiliare, ma il fatto è che lo strumento possa veicolare, rendere virale un contenuto, vuol dire che basta sbagliare una volta, basta Ah, ok, in sbagliare una questo volta. Cioè, senso. il video che ha offeso Carolina, C'è la reiterazione Tizio, è digitale in stato questo postato senso. una volta. Cosa succede però? Prima di essere postato e pubblicato, era girato nelle chat. Ecco perché è importante fare prevenzione. Perché se noi abbiamo le segnalazioni per tempo, e i ragazzi possono essere in questo senso le nostre sentinelle se sono formati, se non pensano che la segnalazione sia fare la spia, ma sia mettere in sicurezza la vittima e anche il bullo. Quindi un lavoro da fare con tutta, diciamo, a livello universale, proprio perché in quell'alleanza che ho detto prima ci devono essere i ragazzi, per questo partecipativa, con la loro consapevolezza che vanno effettivamente salvati da certe condotte, sia i bulli, quindi gli autori, che spesso sono anche ragazze, sia le vittime, e che questo sia una delle maggiori difese che loro possono attuare anche a livello autodeterminato rispetto alla loro futura sicurezza e al loro benessere. Cioè qui siamo dentro nei diritti fondamentali, che sono i diritti dell'espressione, sì, ma i diritti alla protezione, il diritto all'istruzione, alla salute e naturalmente al proprio benessere psicofisico anche nella rete. Quindi vedete come tocchiamo degli argomenti che vanno a incidere proprio sul fatto che loro stessi possano essere attori principali di un processo che li vede protagonisti attivi. Per esempio, la richiesta della rimozione di un contenuto lesivo, cioè il diritto all'oblio, per i minori può essere effettivamente molto più esigibile che per una persona maggiorenne. Quindi noi in questa legge abbiamo dato proprio questa possibilità, perché spesso il minore non si rivolge al proprio genitore, almeno in un primo momento. E quindi di fronte a un contenuto offensivo che è diventato virale, può segnalare e la sua segnalazione, anche col supporto del garante della privacy, può essere accolta. E quindi bisogna che loro percepiscano il fatto che anche la rete può avere dei diritti, può riconoscere dei diritti nei loro confronti. Chiari, devono però chiaramente conoscere questi strumenti, questi passaggi, se non sanno di poter rivolgersi al garante, quindi importante anche la formazione del docente, la formazione attraverso il docente degli alunni, e leggevo anche in forma di peer education all'interno della classe, quindi tra i ragazzi stessi. Adesso farei un attimo di pausa e rientriamo.
Rieccoci. Rodolfo, in cosa consistono le linee di orientamento anche nell'ambito di questa legge e quindi cosa devono fare le scuole secondo queste linee di orientamento? Sì, allora l'articolo 4 parla appunto delle indicazioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. Un primo punto può essere quello che c'è un referente in ogni scuola che è stato formato, e quindi è una prassi ormai che nelle scuole venga affidato a un referente, parlo della sicurezza, parlo del problema per esempio del digitale, parlo anche dell'educazione civica, allora che ci sia un referente che sia stato formato e che poi a sua volta formi il personale scolastico, organizzi delle iniziative, delle attività che hanno a che fare appunto con la formazione e la prevenzione relativa al fenomeno, con un ruolo attivo degli studenti in una educazione fra pari. In particolare da quegli studenti che hanno avuto occasione di studiare, no, di sviluppare di più l'argomento. Viene definito anche il ruolo degli uffici scolastici regionali e una serie di iniziative, di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti, favorire quindi nei ragazzi dei comportamenti di salvaguardia e di contrasti anche con progetti personalizzati. Una piccola annotazione, c'erano anche delle risorse che però erano legate, se ricordo bene, alla formazione dei referenti. Questo tema è un tema che sulla scuola ritorna spesso, anche per quanto riguarda l'educazione civica, no, viene affidato tutto il compito dell'educazione civica alle scuole, ma poi c'è un articoletto che dice con la clausola dell'invarianza, che vuol dire senza spendere soldi e senza utilizzare organico aggiuntivo. Faccio un'annotazione perché secondo me i discorsi che stiamo facendo hanno a che fare con la cittadinanza e la cittadinanza digitale, la cittadinanza consapevole, i diritti nel campo della rete, non soprattutto, ma anche nei diritti in generale come cittadini. Allora, io sto seguendo una serie di progetti, alcune decine di progetti nei vari ordini di scuola per quanto riguarda l'educazione civica. E quello che sto vedendo è che dei tre filoni indicati per la sperimentazione, che sono appunto il filone della Costituzione e del diritto internazionale, il filone dell'educazione ambientale, l'agenda 2030 dell'ONU e l'educazione della cittadinanza digitale, le scuole si stanno orientando molto sulla educazione all'ambiente, all'alimentazione, alla salute, l'agenda ONU 2030. Si stanno, per quanto riguarda il primo filone, si stanno orientando di più sui diritti, la convivenza, l'integrazione, meno sulla Costituzione. E per quanto riguarda le competenze digitali, il problema è che noi possiamo usare il digitale in diversi modi, nel senso che il digitale può essere uno strumento, può essere un ambiente di studio e di lavoro, lo è stato durante la DAD, ma è di fatto un ambiente di vita. Questi tre sono ambienti. Sono l'ambiente sociale, l'ambiente naturale e l'ambiente digitale che si intersecano fra di loro all'interno del quale noi viviamo in modo inscindibile. Perché dico questo? Dico che nelle classi che hanno scelto di lavorare un po' sul digitale, la scelta è sempre una scelta di carattere strumentale operativo, cioè ambiente di studio e di lavoro. Poi, attraverso lo sviluppo della ricerca, vanno inevitabilmente a finire in quella che non avevano scelto all'inizio, cioè il digitale come ambiente da studiare. In altre parole, per concludere, noi vogliamo usare, ma non vogliamo sapere come funziona quell'ambiente e perché funziona in un determinato modo, cioè Esatto, torniamo vogliamo usare senza consapevolezza.
torniamo a quell'argomento di prima per cui abbiamo definito il cyberbullismo un fenomeno insidioso, perché in realtà non lo si conosce, non si ha percezione della gravità di certi fenomeni. Quindi andrebbe studiato nell'ambito, dicevi Rodolfo, delle 33 ore dell'educazione civica in chiave trasversale da tutti i docenti? Sicuramente è un tema che ha a che fare con la cittadinanza digitale, col diritto all'oblio, con tutti quei diritti che noi dobbiamo avere in rete, e sicuramente deve avere a che fare con il diritto alla cittadinanza. Attraverso i diritti della rete noi acquisiamo diritti di cittadinanza. La rete ci ha permesso durante il periodo Covid di continuare bene o male a lavorare, a fare scuola, a essere in contatto con i nostri amici, a divertirci e così via. Quindi in realtà la cittadinanza digitale è una cittadinanza di per sé di un ambiente, di uno dei tre ambienti che si intersecano e in cui noi lavoriamo, ma è anche una cittadinanza funzionale alle altre tre. Cioè, quello che io vorrei sottolineare è che i tre ambienti si intersecano in continuazione e il digitale non può essere sempre considerato soltanto come uno strumento o un mezzo per fare una ricerca, per fare studio. Ma deve essere anche l'oggetto di studio. Ma è un mondo, è un ambiente di vita. Chiaro, grazie. Elena, ma chiariamo questo, il cyberbullismo dunque è un reato e che cosa si prevede quindi per il bullo, diciamo? Cosa prevede la legge per il bullo, per queste, in queste situazioni? Posto che, come dicevi prima, è importante che questi ragazzi capiscono che basta una sola volta per, insomma, compiere un atto di bullismo e avere delle conseguenze anche importanti, a differenza che nel bullismo normale in cui l'atto doveva essere ripetuto. Qui anche, non dico inconsapevolmente, ma basta fare una sciocchezza per mettere in moto un fenomeno con delle conseguenze importanti ai danni di qualcuno. Sì, prego. Riprendendo il discorso di prima e riprendendo sempre diciamo lo sforzo che la legge ha fatto nella definizione di questo fenomeno, andiamo a sottolineare un aspetto, prima di tutto una considerazione. Guardate che nel bullismo, diciamo informatico, il 50% delle vittime è anche bullo, cioè quello che non abbiamo praticamente, se non in modo marginale, nel bullismo tradizionale, si verifica invece in rete. In rete è molto facile trasformarsi comunque in autori, no? Di condotte, di prevaricazione, di umiliazione, di atti anche solo di esclusione. Faccio una chat di classe, però un paio di compagni o compagne non li inserisco. E questo è l'inizio di un percorso che può essere anche un percorso poi di cyberbullismo anche più pericoloso. Quindi noi abbiamo, per esempio, l'esclusione, la pressione, non sono reati, non possono essere tali, e quindi abbiamo un'area di queste condotte che è un'area di non reato, non integrano fattispecie, altre invece sì, la diffamazione, il furto di identità, l'alterazione e la pubblicazione di dati personali, quindi una foto magari scattata in un momento di intimità oppure in un momento diciamo in cui diciamo il compagno si stava facendo la doccia negli spogliatoi e lo riprendiamo e poi mettiamo il video o la foto per fargli uno scherzo. Allora questo scherzo non può essere, sapete che questi sono reati anche molto gravi che riguardano anche la pedopornografia e ci sono naturalmente, questo vuol dire mettere un ragazzo o una ragazza in grave pericolo perché ci sono gli adescatori, perché ci sono i pedofili, perché ci sono i siti della pornografia minorile che si stanno riempiendo. Quindi diciamo che certo i ragazzi non hanno consapevolezza di questo mondo, non riescono ad avere, anche perché è sempre troppo precocemente stanno usando questi strumenti. Quindi noi abbiamo con questa legge proprio cercato di mettere in sicurezza attraverso una definizione che poi naturalmente è in fieri, perché non sappiamo la tecnologia che cosa metterà a disposizione andando avanti, ma sappiamo quanto è difficile per i ragazzi oggi formarsi una propria identità digitale che sia fondata sulla dignità personale e quanto sia difficile per loro confrontarsi, se noi non li educhiamo, con la loro web reputation. Quindi diciamo, chi è autore si ritrova ad essere autore di quelle condotte, perché magari anche solo in modo
corresponsabile, ha messo, o anche corresponsabile perché ha messo dei like, ha condiviso un contenuto offensivo, violento, ecco, io penso che queste persone, come prevede la legge, vadano sicuramente attenzionate nei casi più gravi alla procura minorile o all'autorità di sicurezza. C'è la possibilità di, su istanza dei genitori della vittima, di far emanare una procedura d'ammonimento, quindi un cartellino giallo da parte del questore, se non si vuole sporgere querela. Naturalmente ci sono gli strumenti per affrontare dal punto di vista giudiziario, attraverso poi le procedure della giustizia minorile, che sono sempre attente alla riparazione, alla rieducazione. Anche a scuola, nei regolamenti, nei patti di corresponsabilità, stigmatizziamo le condotte che sono negative, quindi non si lascia nessuno, come dire, impunito. Però stigmatizziamo quelle condotte e non criminalizziamo il ragazzo o la ragazza che le agisce. La persona, chiaro, quindi agire sui comportamenti, non sulla persona, sempre dal punto di vista della prevenzione e dell'educazione, come è normale che sia. Soprattutto sui contesti, perché sono quelli che permettono la violenza, soprattutto quando si gira la faccia dall'altra parte, se non si vede. Le catene d'odio possono essere interrotte. Benissimo, grazie. Rodolfo, quindi insomma, abbiamo iniziato a introdurre anche la questione del cellulare, dell'uso dei social che comporterebbero una consapevolezza anche dell'identità social che noi vogliamo costruire, c'è una proposta di legge perlomeno recente a firma anche dell'ex ministro dell'istruzione Fioramonti che tira in ballo l'elemento anagrafico, quindi a che età si può usare e si può usare in classe sì o no, perché la proposta ad esempio è quella di vietare l'uso del cellulare nel primo ciclo. Cosa ne pensi tu? Sì, se permettete aggiungo solo una notazione, anzi un'informazione a quello che stava dicendo Ferrara prima. Noi viviamo in un paese dove due papà su tre entro un'ora dalla nascita del figlio l'hanno già fotografato e postato in un profilo social. Allora, Soro, che all'epoca era il garante della privacy, ci ha avvisato che negli anni 2014-2015 2 milioni delle nostre foto, dei nostri figli, sono finite in mano alla pedopornografia. Veniamo a Fioramonti. Allora, Fioramonti parla del discorso di non usare lo smartphone sino ai 12 anni in generale, e questo trova, diciamo, l'assenso della maggior parte degli esperti. Gli esperti dicono lo smartphone il più tardi possibile, lo smartphone non prima dei 13 anni e così via. La seconda parte del discorso riguarda la scuola, cioè no all'uso nella scuola del primo, quindi primaria e secondaria di primo grado. Poi c'è tutta un dettaglio in cui si dice da 4 anni un'ora, poi a 6 anni magari 2 ore, 3 ore, cioè c'è un dettaglio del rapporto fra utilizzo dello smartphone e età, numero di ore in rapporto all'età, con sanzioni per i genitori dai 300 ai 1500 euro. È la solita, sostanzialmente il solito discorso, dibattito tra il vietare e il sanzionare oppure il prevenire e l'educare, ma si possono fare anche tutte e due le cose insieme, perché se prescrivo una cosa, allora chi deve controllare? A scuola devono controllare i docenti, ma questo, diciamo, fino alla scuola media non è un grosso problema. A casa devono controllare i genitori, che sono gli stessi genitori che glielo hanno comprato lo smartphone in quarta, quinta elementare, o che glielo hanno lasciato usare anche durante la scuola dell'infanzia. E quindi accanto a genitori decisamente più informati, più sensibili, eccetera, ci sono genitori che non danno regole, non controllano o non possono controllare perché magari stanno lavorando. Quindi il ragionamento che si può fare, insomma, sulla proposta Fioramonti è quella che se è meglio prevenire o cercare di sanzionare, e se si sanziona bisogna studiare poi una situazione
che possa funzionare, perché altrimenti le sanzioni non vengono, se nessuno controlla non si sanziona. Il problema invece dell'uso nelle superiori non si pone, nel senso che da un lato andiamo verso la maggiore età, dall'altra in classe spesso, non solo in DAD, è stato utilizzato lo smartphone, viene utilizzato lo smartphone come strumento di lavoro. Tanto più in DAD, ma comunque in generale. Finisco con una battuta di una mia collega delle superiori che diceva: l'ultima ora alle superiori non si riesce a fare lezione perché sono tutti distratti e quindi bisogna studiare il modo, no, di togliergli lo smartphone, nel senso che si distraggono e non stanno lavorando. Un'ultima cosa. Esiste poi la strada dei regolamenti di disciplina, dei regolamenti interni, dei patti con gli allievi, e anche dei patti con i genitori che sono richiesti esplicitamente dalla legge, per esempio, dell'educazione civica, cioè un patto fra genitori e docenti sull'uso delle tecnologie digitali. Grazie. Elena, invece parliamo del monitoraggio che insomma, previsto dalla legge. Si parla del tavolo tecnico che dovrebbe mettere in piedi un sistema di monitoraggio. Quindi la domanda è stato messo in piedi questo sistema di monitoraggio? Io di recente ho letto una dichiarazione del sottosegretario Sasso che ha parlato proprio in questi giorni dell'apertura di un monitoraggio. Non so se è collegato alla volontà di mettere, insomma, di attuare la legge. Cosa si sta facendo a riguardo? Sì, allora, la legge proprio perché prevede una messa a sistema di quello che il mondo degli adulti mette in atto nei confronti insomma, dei minori per proteggerli e per renderli autonomi nella sicurezza e nel benessere, tanto per riassumere, si pone il tema che spesso anche i ministeri abbiano fatto attività l'uno, diciamo, indipendentemente dall'altro, no? Quindi le prefetture a un certo punto avevano un numero verde, le altre invece ne avevano un altro. Allora abbiamo cercato nel tavolo tecnico, per essere concreti e per poter essere sinergici, di mettere tutti i ministeri che intrecciano, no, la vita dei minori con il coordinamento del Ministero dell'Istruzione, che già oggi coordina il Safer Internet Center, che è praticamente Generazioni Connesse, quelle che organizza il Safer Internet Day, la sicurezza in internet, tutte le seconde settimane di febbraio di ogni anno dal 2012, perché quello è un progetto che deriva proprio da un programma di carattere europeo, da una decisione europea. Capite come il cyberbullismo intreccia comunque una territorialità che è globale, no? Va oltre i nostri confini nazionali. Il tavolo tecnico interministeriale ha al suo interno anche il Comitato Media e Minori, il Garante della Privacy, il Garante Infanzia e Adolescenza, il Forum dei Genitori, il Forum degli Studenti. Il governo, diciamo, Gentiloni ha sicuramente portato a termine la Costituzione attraverso un DPCM del tavolo tecnico, però il tavolo sta producendo molto lentamente quello che sarebbe di sua competenza ed esattamente un codice di autoregolamentazione con le aziende digitali per garantire i diritti di cui abbiamo parlato e un comitato di monitoraggio per vedere come vengono garantiti questi diritti, il diritto di rimozione dei contenuti lesivi. E poi, naturalmente, questo tavolo ha un piano d'azione che abbia anche un monitoraggio rispetto alle attività che vengono promosse. Una di queste attività che ha riguardato la formazione prima dei referenti e poi anche di più insegnanti, perché adesso si prevede che ci sia un team di insegnanti, non solo un referente per il cyberbullismo, che affronta tutti i casi che emergono, oltre alla prevenzione universale, anche la prevenzione indicata quando succede purtroppo qualche cosa, è piattaforma ELISA, che è una formazione learning di 25 ore che è stata seguita da
tanti docenti, più di 1.000 hanno già finito questa formazione, più di il 70% delle scuole comunque italiane vede al suo interno un docente che è formato. E adesso c'è anche una formazione per i dirigenti. All'interno di questa formazione c'è anche il monitoraggio. Il progetto, diciamo, si sta sviluppando e in queste settimane si sta svolgendo proprio un questionario per i ragazzi delle scuole superiori che riguarda il loro percepito anche rispetto a questi fenomeni, perché dobbiamo sempre tenere presente che noi possiamo assumerci, dobbiamo assumerci, soprattutto lo dico in senso generale, a partire dalle famiglie, il fatto che siamo gli educatori, che non abbiamo vissuto questo tipo di esperienza, ma dobbiamo formarci per far vivere al meglio questa esperienza ai nostri figli, con le precauzioni che sono dovute, per esempio non dare uno smartphone a un bambino di 8 anni. E poi dobbiamo in qualche modo anche cercare, attraverso queste operazioni sinergiche, di capire quanto questi monitoraggi possano rappresentare delle forme di promozione della cultura digitale consapevole nella scuola e fuori dalla scuola. Quindi io penso che quello che si sta facendo oggi, un po', diciamo, forse, po', diciamo, con i motori che si sono scaldati un po', diciamo, lentamente, ma sta producendo i frutti. Forse manca ancora l'idea di questo piano sinergico, questo piano integrato tra tutti i ministeri, anche con le forze dell'ordine, il Ministero dell'Interno. Ma se andiamo sui territori, queste reti ci sono. E soprattutto la formazione e la prevenzione viene fatta anche dai servizi sociosanitari. Io posso parlare per quanto riguarda la regione Piemonte, stiamo lavorando per esempio, a una prevenzione universale con un patentino per lo smartphone fatto in tutte le prime medie e probabilmente nell'arco di un paio d'anni ancora arriveremo a dare una patente a tutti i ragazzini di 12 anni che a quel punto saranno formati per evitare soprattutto i pericoli di cui abbiamo parlato finora. E quindi in questo modo con un patto tra genitori e figli riusciamo a coinvolgere anche le loro famiglie. Io penso che le buone pratiche ci siano a livello centrale come a livelli territoriali, vanno messe a sistema. E siccome Rodolfo Marchisio parlava della legge 92, io dico questo, meno male che c'è stata la legge 71, che molto è stato fatto in questi anni, meno male che c'è stato il piano dell'educazione nazionale al rispetto, ma anche la legge 107 del 2015 parlava di diritti e doveri in internet. Adesso con la legge 92 dobbiamo cercare di mettere a fuoco proprio le buone pratiche e i percorsi che è vero, hanno bisogno di risorse, ma hanno soprattutto bisogno del fatto che tutti debbano pensare che non vanno più minimizzate queste cose, vanno assunte e utilizzate perché dalla punta dell'iceberg, che è quella del cyberbullismo, si possa fare veramente un'educazione alla cittadinanza digitale che valga per tutta la società, a partire dai più vulnerabili, ma nello stesso tempo anche più attivi, i nostri figli e, diciamo, studenti che abbiamo nelle scuole. Fare sistema, insomma, Elena. A questo proposito ti chiedo, ovviamente è collegato anche al DDL Zan questo fenomeno. Tu parlavi, insomma, di agire sui singoli territori, di monitorare, di creare, costruire una governance che metta assieme le varie parti, ma un aspetto del cyberbullismo è anche, immagino, collegato a quello del DDL Zan. Sì, il cyberbullismo naturalmente ha una matrice comune, no? Con tutti questi, con gli atti di prevaricazione che spersonalizzano, no? L'altro che si ritiene diverso e probabilmente anche inferiore. Tutto questo è segno di un'inciviltà, no? Noi abbiamo una scuola che, così come è disegnata, tende a costruire dei cittadini che sono inclusivi, che sono solidali, che si rispettano e soprattutto, proprio secondo i dettami della nostra Costituzione, ma della Convenzione internazionale per i diritti umani e delle convenzioni europee, noi sappiamo che non ci sono persone che valgono di meno. Ci sono le diversità e le diversità vanno rispettate perché fanno parte del valore aggiunto che nelle nostre scuole davvero viene
presentato in questo modo. Siamo uno dei sistemi scolastici che per primi ha inserito i diversamente abili, adesso si dice così, una volta i portatori di handicap. Quindi nella legge Zan anche c'è questo argomento, perché diciamo, è forse la paura della diversità, è forse che questi strumenti, diciamo anche tecnologici, e non lo dico io, lo dicono gli psicologi, no, che affrontano questi temi, aumentano la polarizzazione e quindi sei per il sì o sei per il no, sei bianco o sei nero, non ci sono mai momenti di incontro, ma di scontro, e noi come adulti stiamo dando questo in pasto ai nostri figli e pretendendo che invece loro si comportino bene. Ecco, allora io credo che proprio abbiamo un po' tutto da costruire e che i pregiudizi sull'omosessualità, sulla diversità legata alla sessualità e anche i sessismi diciamo, sono veramente corposi, anche nelle indagini di Save the Children, perché diciamo, sicuramente queste organizzazioni come Telefono Azzurro, come Amnesty International, sono all'interno di questi processi di Hanno sviluppo, un ruolo no, anche dei nel diritti. monitoraggio, Ecco, appunto. ci riferiscono che proprio l'omosessualità avviene appena prima dell'obesità, è una di quelle etichette sulle quali poi vengono costruite le prevaricazioni. E spesso è un'omosessualità anche solo presunta. Noi abbiamo avuto un caso molto grave di un ragazzo suicida, Andrea Spezzacatene, che era effettivamente il ragazzo dei pantaloni rosa. Ecco, ci rappresenta quella storia. Come Carolina rappresenta una storia di sessismo, no? Quindi di violenza anche di genere all'interno del bullismo, di ragazzini di 14 anni. Quindi dobbiamo cercare di lavorare fin dall'asilo nido su questi temi, non con lo smartphone, ma con lo sguardo, con la bellezza delle relazioni che costruiscono una prosocialità che ci attrezza poi per affrontare e navigare anche nella rete. Poi dobbiamo anche imparare a essere un po' resilienti, sicuramente, perché la rete questi aspetti non ce li toglierà, perché fanno parte degli algoritmi, no? Perché dobbiamo cercare di confrontarci con un mondo fatto davvero di fasci di informazione che ci vuole tracciare, perché noi siamo soprattutto dei consumatori, prima di tutto, per le aziende digitali. Dobbiamo riequilibrare anche questi rapporti con le aziende digitali e Con le responsabilizzarle. piattaforme. Però dico solo l'ultima cosa, non serve tutte le volte trovare il capro espiatorio, anche questo è una specie di forma di bullismo, quindi una volta è colpa delle famiglie, una volta è colpa della scuola, dei provider, dei governi, dei parlamenti, dei decisori politici, guardate, e soprattutto dei ragazzi. Ecco, io credo che dobbiamo davvero credere in quel percorso, perché oggi siamo entrati. Oggi, da qualche decennio, in un'altra era, non eravamo pronti, siamo stati troppo lenti. Pensate che Fioroni nel 2007 aveva già emanato una sua direttiva, la numero 16 del 2007, perché c'era stato il caso Vivi Down, cioè un ragazzo che era stato ripreso ed era un ragazzo portatore di sindrome di Down. Quindi non, siamo arrivati tardi, potevamo fare le cose con una programmazione più stringente. Adesso però, nella tragedia del Covid, abbiamo capito, e anche le famiglie l'hanno capito, che nessuno può sottrarsi, che adesso nessuno può girare la faccia dall'altra parte. Basta scaricarsi le responsabilità, facciamo tutti un passo indietro, umilmente, studiando, per fare poi un passo avanti. E anche se un bambino dovesse avere una madre pedagogista, non è detto che abbia affrontato il tema di questi temi, oppure un padre informatico, non è detto che abbia affrontato i temi etici. Quindi è un campo interdisciplinare dove magari anche la filosofia ci può dare un aiuto, perché quello che dicono anche i garanti della privacy a livello europeo è: noi dobbiamo costruire dei regolamenti rispetto anche all'intelligenza artificiale che comunque mantengano i vecchi diritti e i valori sui quali le nostre comunità sono state costruite, le nostre democrazie. Quindi siamo di fronte a un tema veramente importante che possiamo risolvere a cominciare dalla nostra quotidianità con un atteggiamento scevro da polarizzazioni. Da Cerchiamo ideologie e sempre. polarizzazioni. Esatto. Cerchiamo di Grazie, Melanie. incontrarci, di dialogare e di ascoltare i nostri ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati.
Siamo in chiusura. Ora, Rodolfo, io manderei un video prima di farti di porti l'ultima domanda e poi salutarci. I nostri figli vanno in rete, usano lo smartphone anche di notte in camera loro, spesso lontano da noi, ma se fanno danni chi paga? Abbiamo già ricordato che lo smartphone è una macchina da non dare in mano a chiunque a qualsiasi età, perché può procurare danni al cervello, insonnia se usato di notte, crea dipendenza ed è il principale strumento da cui partono atti di cyberbullismo. Se i figli hanno meno di 14 anni, sono in tutto responsabili i genitori. Esiste in Italia una legge contro il cyberbullismo che lo definisce: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica. Tutte queste forme di violenza ed altre che si possono esercitare online sono un reato, quindi basta che una vittima denunci quanto ha subito, e per la vittima è l'unico modo di uscirne, per far partire un'inchiesta della polizia postale che è sempre in grado di risalire al colpevole. Non esiste anonimato. La denuncia dei genitori, se la vittima è minore, fa partire due conseguenze: un procedimento penale o un'ammonizione del questore se non ci denuncia, e il pagamento, se richiesto, di danni fisici e morali. I minori di 14 anni per legge non possono rispondere direttamente, ed allora vengono coinvolti i genitori, che sono tenuti ad educare e sorvegliare i figli, quindi a pagare multe e danni. Anche la scuola ha le sue responsabilità, specie se i reati sono commessi da scuola, perché quando i ragazzi sono sotto la tutela dei docenti, la responsabilità di educare e sorvegliare viene delegata a loro e il dirigente ha il compito di organizzare bene. Eccoci Rodolfo, nel tuo video che hai realizzato per la nostra rubrica SOS Genitori hai fatto riferimento alla responsabilità dei genitori e poi in chiusura dicevi se il reato avviene a scuola hanno responsabilità anche le scuole. Quindi il dirigente scolastico cosa deve fare nel momento in cui venga a sapere di un fenomeno di bullismo? Ma allora, il compito del dirigente scolastico è quello di organizzare, cioè vuol dire che organizza sia le attività di prevenzione, di educazione, che la sorveglianza, e poi ovviamente in caso di un evento di provvedere alla comunicazione insieme al consiglio di classe ai genitori delle due famiglie, o due o più famiglie interessate, e eventualmente alle sanzioni, da un lato in ambito scolastico, ma evidentemente alla segnalazione alle autorità competenti. Aggiungo due cose velocissime, che sono, prima di tutto, collegandomi a quello che diceva Ferrara prima, che noi oggi dobbiamo essere consapevoli del fatto che la rete sta attraversando, qualcuno l'ha chiamata, una crisi di mezza età. Tim Berners-Lee, che è quello che ha inventato il web, ha detto: non riconosco più la mia creatura. Quindi abbiamo a che fare con una società, ma anche con una rete in crisi in qualche modo. Qualcuno dice appunto crisi di mezza età. Allora, Decker-Cohen dice, in coerenza con quello che stiamo discutendo, che dobbiamo avere tutti, quindi vuol dire ragazzi, docenti, famiglie e così via, l'umiltà di ammettere che siamo in una situazione di difficoltà, e quindi che dobbiamo avere il senso del giudizio critico in tempi critici per uscire insieme da questa situazione. L'ultimissima osservazione, 30 secondi,
Bruno Losito, terza università di Roma, docente di pedagogia sperimentale ed esperto appunto di competenze di cittadinanza, ci ricorda sempre che l'elemento fondamentale rispetto alla cittadinanza non è tanto, non sono tanto le nostre prediche, ecco, quello che noi facciamo, diciamo ai nostri ragazzi, ma è il clima di classe e il clima di scuola, cioè il clima di classe che il docente riesce a creare, il clima di scuola che anche il dirigente scolastico riesce a creare, sono quelli che formano la cittadinanza e quindi anche il senso della consapevolezza nei confronti del digitale. Grazie Rodolfo, interessante questo concetto del clima di classe e clima di scuola. Bene, mi pare insomma che la parola d'ordine sia quella di fare rete, fare sistema, fare comunque ed educazione e prevenzione. Io vi ringrazio per essere stati qui, grazie alla senatrice Ferrara, ricordiamo Grazie a appunto voi. prima firmataria della legge, grazie a te Elena. E grazie Grazie, a un saluto a Rodolfo. tutti. Grazie a Gra voi. grazie, alla prossima.